Allora, abbiamo il piacere finalmente di ascoltare l'autore di questo libro e non c'è bisogno neanche di fare preamboli, ti passo direttamente la parola. Con tutte queste cose che avete detto, anche belle, cioè, mi sento un po'... Allora comincio da capo, cioè da capo significa che nel 2013 sono andato a fare un giro a Brindisi per presentare un altro libro che si intitola Mal di lavoro, un libro sulla condizione difficile del lavoro in questo momento in vari tipi di settori e direi in tutte le forme che esso assume. In quell'occasione mi è capitato di incontrare una persona che era presente, che era un signore ormai quasi sui 70 anni, che mi ha avvicinato e mi ha detto, sai, dice sì, il mal di lavoro è una cosa molto importante, però c'è una cosa che è ancora più importante, che il lavoro oggi non è solo... non coincide solo col malessere, ma coincide anche con la morte. E io te lo posso dire bene perché c'ho un pannolino, c'ho un cancro, mi hanno già operato 2 o 3 volte, sono del petrolchimico, ho lavorato tutta la vita al petrolchimico e quello che mi ritrovo alla fine è guardare in faccia la morte. È un pannolino di cui non mi vergogno, perché non mi vergogno a dire che io ho un tumore, che ho la vescica a pezzi, che sono ormai un rottame, non so più niente. E se fosse questo il mio problema, non te ne avrei neanche però parlato. Quello che ti voglio invece dire è un'altra cosa. E tira fuori di tasca un foglietto di quaderno, quadretti, tutto scritto a mano, mi dice, vedi, guarda, qui ci sono quasi 200 nomi, sono tutti i miei colleghi di lavoro. E io, quando mi hanno diagnosticato il cancro, mi hanno diagnosticato questo tumore, ho detto, beh, vado a sentire un po' i miei vecchi colleghi che non vedo da tempo, no, che... come affronterebbero questa situazione, come la guarderebbero, perché non sapeva proprio più cosa fare, era un uomo rimasto solo. E cominciò a fare il giro di quartieri di Brindisi a cercare i suoi colleghi di lavoro. Allora andò alla prima casa, suonò, venne la moglie di questo suo collega, e dice, sai Maria, c'è Filippo che è tanto che non lo vedo, volevo salutarlo. E Maria gli dice, guarda che Filippo è morto 2 anni fa, morto. E cos'è morto? È morto di tumore. Ma non l'avete detto? Eh beh, ma sai, il brutto male è una vergogna, il brutto male non si dice, cioè cosa andiamo a dire? Che cioè, già ci siamo presi sta sofferenza, ce la teniamo, ci abbiamo anche una figlia, cioè perché buttare il brutto male? Voi, alcuni di voi ricorderanno che Susan Sontag, che era una scrittrice, una donna molto interessante, aveva scritto un libro sulla vergogna del cancro, no? La vergogna legata a queste malattie. Noi la ritroviamo nel mondo del lavoro come una vergogna, una cosa incredibile. Dopo che una fabbrica ti ha assassinato, tu ti vergogni. Allora... quest'uomo cominciò a dirmi tutta la lista, e tutta la lista erano i suoi compagni di sventura, possiamo dire, che erano i suoi compagni di lavoro che erano morti. Dice, questa lista io te la faccio vedere, ma l'ho portata anche alla magistratura. Sono andato là e gli ho detto, guardate che qui, a parte che sono ammalato io, sicuramente questa malattia, come quella di tutti questi miei compagni di lavoro, è legata ai reparti del petrolchimico dove io lavoravo. Io ti assicuro, ero uno di quelli che non si opponeva proprio alla fabbrica. Io sono uno di quelli che scendeva all'interno
dei reparti quando scoppiarono i tubi. Ora la fabbrica era, ha un nome, si chiama Montecatini, una fabbrica tristemente nota che purtroppo per quel che è il sistema dell'istruzione pubblica in Italia non viene insegnata, ma dovrebbe, una fabbrica che dovrebbe essere insegnata agli elementari, dovrebbe essere insegnata alle scuole superiori, una fabbrica che ha prodotto i più grandi crimini possibili in questo paese, una fabbrica che durante il fascismo ha prodotto l'iprite, ha prodotto il fosgene, siamo negli anni 20, 30, 40, ha prodotto dei gas tossici che erano vietati dalla Convenzione di Ginevra, li ha prodotti per il fascismo, li ha prodotti e ha consentito poi l'uso per il quale l'Italia, come sapete, da molti documenti internazionali, considerata un campione di crimini di guerra, c'è un grande rimosso, noi abbiamo più di 1500 criminali di guerra, tra i quali Badoglio, al quale sono dedicate anche molte piazze in questo paese. Bene, la Montecatini è questa fabbrica, ma è anche una fabbrica peggiore. Io vivo nella zona, cioè la zona del Piemonte, dove ci sono due tristi vicende, cioè una è la vicenda dell'Acna, alcune migliaia di morti. L'Acna produceva coloranti, produceva esplosivi, produceva, diciamo, utilizzava sostanze come l'anilina, come le ammine aromatiche, come l'arsenico, come il cromo, cioè tutta una serie di sostanze che generano tumori. E tutta la Valbornida, no? Dal 1920 in poi è stata progressivamente attaccata dai rifiuti di questa fabbrica, attaccata dentro la fabbrica, nei suoi operai, no? Da queste sostanze che hanno prodotto morti su morti, e attaccata nel suo ambiente, nelle piante, nei fiumi, al punto che questa fabbrica, quando poi è stata finalmente chiusa a furor di lotte di popolo, perché tutti i paesi erano scesi in lotte, erano scesi perché non si poteva più neanche allevare una mucca, non c'era più neanche un filo d'erba, il fiume era stato dichiarato sterile, biologicamente sterile. Ma la Montecatini e tantissime altre cose e non è oggetto in questo momento del nostro interesse, perché il nostro interesse non è tanto una fabbrica, ma cosa fanno queste fabbriche, fabbriche come la Montecatini, cosa fanno a chi lavora e cosa fanno ai territori dentro i quali sono insediate. Allora, quest'uomo mi ha raccontato questa storia, mi ha detto: io ero uno di quelli che diceva meglio morire di cancro che morire di fame. Quindi non dico altri miei colleghi, ma lo dicevo io. E sai perché lo dicevo? Lo dicevo perché io mi consideravo così fortunato dall'aver avuto un posto nel 1960, un posto di lavoro. Guardavo tutti quelli del mio paese che non avevano lavoro dall'alto in basso, cioè io lavoro al polo petrolchimico. Sono un privilegiato. Questo polo petrolchimico è un'altra cosa che andrebbe studiata in tutte le scuole. Perché in Italia nel 1960 si decide di fare i poli petrolchimici? È una domanda molto importante, alla quale possiamo rispondere sempre con le parole di questo operaio. Questo operaio diceva: ma insomma, l'ho capito tardi, che noi costavamo 4 volte meno di quanto costava un nostro collega, un nostro a Marghera. A Marghera si pagava un operaio 4 volte di più, ma in Italia c'erano le gabbie salariali. E le gabbie salariali erano, come dire, una classifica che consentiva alle aziende di pagare a seconda della zona di più o di meno la stessa prestazione, per cui un operaio al petrolchimico di Marghera
guadagnava 4. Un operaio al petrolchimico di Brindisi, facendo lo stesso lavoro, guadagnava 1. La Montecatini quindi aveva tutto interesse a trasferire a Brindisi le sue operazioni, ma ci aveva anche un altro interesse. Brindisi, come tantissimi altri poli, cioè del sud, era una bellissima città con una storia millenaria, una bellissima costa, ma non aveva nessuna tradizione operaria. Era quindi possibile mandare a lavorare, no, delle persone che venivano dalle campagne, che venivano dalla pesca, che venivano dal piccolo artigianato, che non avevano storia operaia, non avevano cultura operaia e che soprattutto non passavano per gli uffici del lavoro, passavano per Don Tal dei Tali, che diceva: io ti faccio trovare un lavoro, però mi raccomando, poi non tradire mica questa fiducia che io ho in te. Non è che poi ti metti a fare il matto e casomai fai una lotta lì dentro, eh? Un posto te lo trovo, se stai bravo lo trovo poi anche per tuo figlio, però mi raccomando, comportati bene, come si fa con i bambini molto piccoli: comportati bene, se no non ti do la caramella. E lì la caramella era il pane, però un pane, come dice la figlia di un altro operaio morto che io cito, un pane condito con la morte. Certo, tu te lo mangiavi, ma ti mangiavi anche tutto quello che quella fabbrica lì ti costringeva a mangiare: il cloruro di vinile monomero. Le date sono importanti. 1960, il cloruro di vinile monomero in Unione Sovietica, no, era già stato messo fuori legge dal 1949. Tutta la comunità scientifica seria, perché ci sono due tipi di comunità scientifica, ce n'è una, come dire, ipocrita, che sa le cose, no? Ma fa finta di non saperle, conosce i testi, ma diciamo usa quella conoscenza solo per nasconderla. E allora ecco che si sapeva benissimo che il cloruro di vinile monomero produceva dei tumori particolari, no? L'epatocarcinoma e tutta un'altra serie di tumori alla vescica e tante altre cose. Si sapeva benissimo, bisognava però anche non dirlo, bisognava anche che nessuno ne venisse a conoscenza, e Brindisi era la città, diciamo così, ideale per poter fare questo tipo di operazione. Non c'era cultura, non c'erano mediazioni. Questa produzione va avanti, quindi inizia e va avanti utilizzando i macchinari che la Montedison si porta via dagli stabilimenti che aveva in giro al nord, e quindi vengono montati impianti che impianti con la brodo, impianti che scoppiano, impianti che vanno a pezzi, impianti che costringono costantemente a una manutenzione che per moltissimi anni viene tenuta dagli stessi lavoratori, per cui diciamo la manutenzione viene fatta in proprio, e significa anche che viene nascosta attraverso una tecnica che è stata studiata nei campi di concentramento, e si chiama la tecnica dei piccoli privilegi, no? Come funziona questa tecnica? Funziona dicendo semplicemente che se lì è scoppiata una cosa, se c'è il cloruro di vinile dappertutto, prendi la ramazza, la scopi e non stai a far tante storie, no? Casomai, cioè, vediamo di spostarti di reparto, casomai vediamo che di metterti un po' più tranquillo, basta che tu non denunci le cose, insomma, che non si vada, diciamo, per vie traverse, cioè per vie che potrebbero essere fastidiose per l'azienda. Disseminazione dei piccoli privilegi è il modo di scomporre un gruppo. Tu hai un gruppo, persone che hanno lo stesso livello, invece di affrontarli di petto, li affronti uno per uno, dando a uno un livello 1 di privilegio, all'altro un livello 2, togliendone un privilegio se uno fa il cattivello, e via di seguito. Quindi c'è tutta una gestione
del lavoro che va avanti così per un paio d'anni, per diversi anni anzi, fino a che ad un certo punto si studia una tecnica più ingegnosa che però produrrà un'espansione della contaminazione da dentro la fabbrica a tutto intorno, e questa espansione viene grazie a una serie di trasformazioni di legge anche in Italia, che qui ci interessa poco adesso ricordare, ma che consentono di appaltare, no, determinati servizi, per esempio appaltare tutto il lavoro di manutenzione. Ora l'appalto della manutenzione è diventato un oggetto del nostro interesse, dico nostro perché vorrei, visto che ho cominciato con la storia di un incontro con un operaio, dire che questo cantiere poi nasce per il fatto che ragionando un po' con lui e con dei suoi amici tutti malmessi, piuttosto malmessi, abbiamo cominciato a dire vabbè, vediamo se ci abbiamo ancora il tempo nella vita, cioè di ragionare un po' su tutta la vicenda e non tanto sul caso singolare, no? Vediamo di capire un po' il contesto della fabbrica, il contesto di Brindisi, perché a Brindisi tutte le cose che tu mi racconti da 50 anni avvengono e da 50 anni non c'è un cavolo di istituzione che dica niente. Perché? Perché la magistratura sta zitta? Perché l'ASL sta zitto? No? Perché gli ispettorati del lavoro stanno zitti? Ecco, perché questo silenzio in questa città? Il silenzio della città è, diciamo così, interessante. Cioè, cerchiamo di capire come è stato prodotto. Allora siamo andati un po' in giro a raccogliere persone e abbiamo avuto la grande fortuna di trovare delle persone interessanti, un grandissimo oncologo che appartiene alla tradizione che tu ricordavi prima di Giulio Maccacaro, tradizione straordinaria. Io ho avuto la fortuna nei miei anni 70 di conoscere queste prime esperienze della metà degli anni 70 a Castellanza, che erano, diciamo, i primissimi momenti in cui scienziati come Giulio Maccacaro sceglievano di scendere dalla cattedra e andare a lavorare in mezzo agli operai, alle fabbriche, ai lavoratori in genere, per pensare insieme come unire due saperi. Il sapere, diciamo così, tecnico, il sapere dei tecnici, il sapere degli scienziati e degli studiosi, che è un tipo di sapere, ma il sapere più importante di chi vive le esperienze, perché quel sapere lì non si insegna nelle università, quel sapere lì c'è solo là dove le esperienze ci sono. E allora mettere insieme questi saperi significa far progredire l'idea di sapere a un livello più alto, a un livello soprattutto collettivo, dove il sapere non è più un prodotto singolare, non è più uno che lo produce, uno a quello lì è lui il sapere, cioè rivolgiamoci a lui, ma il sapere è una condivisione di esperienze, una condivisione di riflessioni, una condivisione di storie, e le storie sono una modalità della conoscenza straordinaria, perché tutti noi siamo capaci di raccontarle. Tutti, non c'è nessuno di noi che non può raccontare la storia della sua esperienza, non c'è nessun operaio in una fabbrica che non può dare un enorme contributo alla conoscenza reale di quella fabbrica raccontando semplicemente la sua storia. Non che questa sia la verità del mondo, ma questa è, come dire, una chiave per poter aprire delle porte che ci possono aiutare ad andare avanti. E allora ecco che abbiamo incontrato questo medico, abbiamo incontrato altri medici, abbiamo incontrato alcuni ambientalisti, abbiamo incontrato alcuni sindacalisti, è una parola estremamente pericolosa, cioè alcune persone che pur, diciamo così, diciamo, lavorando anche nei sindacati, soprattutto nei sindacati di base, diciamo così, hanno deciso di dare un loro contributo, cioè critico, anche della loro esperienza all'interno di quelli. E abbiamo messo in piedi un gruppo di una quarantina di persone. Abbiamo lavorato per un anno,
per un anno ci siamo incontrati tutti i mesi, cioè molte ore, e abbiamo raccolto migliaia e migliaia e migliaia di storie. Storie di tutti i reparti della fabbrica. Abbiamo ricostruito tutta questa cavolo di fabbrica reparto per reparto dal 1960 a oggi, vedendo tutti i punti dove si perdeva, no, il cloruro di vinile monomero. E lì abbiamo fatto la prima scoperta, che non c'era solo il cloruro di vinile monomero, ma almeno altri 7 agenti tumorali, diciamo, che producevano tumori, lavoravano sistematicamente, e sistematicamente hanno lavorato per anni. Visto che queste sono zone in cui la parola amianto si può spendere facilmente, tenete presente che la coibentazione dei tubi degli stabilimenti era fatta tutta con l'amianto. E quando scoppiavano i tubi, no, l'amianto veniva tirato via a mano, veniva tirato via, altro che maschere, altro che guanti, altro che a mano, con dei raschietti, si andava, si raschiava, si toglieva. E sapete dove veniva buttato? No? Veniva buttato in un'area vastissima che è intorno al petrolchimico, che si chiama, ancora oggi si chiama, micorosa. È una parola vergognosa, non bisogna quasi dirla. Se andate a Brindisi e dite micorosa, tutti fanno finta di non sapere di cosa parlate. È un'immensa discarica, nella quale dal 1960 vengono buttati i fanghi di produzione di questa azienda, l'amianto, no? E tutte le sostanze più nocive che tutto il polo chimico ha prodotto. Una discarica che ha 30 metri di profondità, sono migliaia di metri quadri, che l'Europa ha detto attenzione, cioè questa situazione è una zona a rischio per l'Italia. Questa situazione è una delle 15 situazioni a rischio dell'Italia, l'ha detto nel 1980. Nel 1985, no, questa cosa che era stata, di cui il governo aveva dovuto prendere atto, no, era ancora assolutamente lì. E allora ecco che nel 1985 c'è un'altra delibera europea che dice: la situazione è diventata ancora più grave, se non avete capito bene, a rischio significa a rischio di morte. Non è che è a rischio, non so, che qualche gabbiano muoia, no, a rischio di morte per l'area, per la zona. Perché? Perché il livello dei tumori, il livello delle malformazioni genetiche della zona è superiore alle medie europee, è superiore alla media italiana, è superiore alla media pugliese, che è tutto dire, perché vicino a Brindisi c'è anche Taranto, c'è, no? Però il livello di Brindisi è il più alto in assoluto. Dunque qui non basta più neanche dire che è una zona a rischio, diciamo una seconda cosa fondamentale: bonificatela, e bonificatela immediatamente. E capite che bonificare quella zona significa spendere tantissimi soldi, e chi avrebbe dovuto spenderli? I padroni delle fabbriche che avevano utilizzato quella pattumiera? Certamente loro non l'avrebbero fatto. La regione, il Piemonte, il comune? No, per carità, quella zona è ancora lì. 1990, un operaio si rompe le scatole, giustamente. Luigi Carretto, bisogna dire proprio i nomi, perché c'è una sola persona che dal 60 al 90 prende la parola. Quest'uomo si presenta al magistrato, dice: io sono un caposquadra della fabbrica, ho lavorato tutta la vita al reparto in saccaggio. In saccaggio significa che c'è un tubo che porta da dei silos il cloruro di vinile e lo insacca, no? Dentro, oddio, polveri dappertutto, talmente tante che tra gli operai si usa dire anche ieri ha nevicato, perché fanno il reparto e trovano tutto, allora devono pulire i banconi, eccetera. Tutto naturalmente, come dire, come si farebbe in casa, con la scopa, con lo straccio, Puliscono. Dice solo che a questo punto, io ho letto anche, ho saputo anche di queste cose europee, accidenti, tumori, effettivamente io c'ho un tumore. Signor giudice, mi guardi bene, io sono uno di quelli a rischio, cioè dico, ma a rischio io ormai ce l'ho in corpo.
Ecco, ne prenda atto, nasce un processo. Non sto a farvi la storia di questo processo, perché finisce esattamente come il processo di Casale Monferrato, cioè dopo un po' il giudice dice: oh, beh, non ci sono gli elementi, non ci sono gli elementi per procedere contro, perché non si può dimostrare il rapporto di causa ed effetto, no, di nesso di causalità con certezza tra la sostanza, eccetera. Non entro in merito adesso su questo punto, ma voglio dire, questa è una cosa estremamente interessante, perché ci fa chiedere a noi di questo gruppetto di mezzi vecchi, ammalati, cioè diciamo così, barandati, no? Ci fa chiedere, ci fa fare una domanda, no? Cosa ci vuole? Cosa vuole il giudice, no? Per trovare il nesso? Cioè, è cavolacci, cioè, se lui dice che non basta raccontargli le storie, non basta portargli 300 nomi di cose dicendo vai a vedere, non basta portargli 1700 cartelle cliniche procurate dalla Digos, che è proprio il massimo, cioè, no? La Digos che per i cavoli suoi indaga perché vede che c'è un sacco di morti, a un certo punto dice qui c'è qualcosa che non va. Per cui si procura le cartelle cliniche e le porta anche al giudice, dice c'è questa roba qua. E il giudice che ci serve? Non ci... Cosa gli serve al giudice? Domanda, risposta. Il registro dei tumori. Oh, finalmente, adesso siamo tutti a posto, andiamo all'ASL, no, e cerchiamo il registro dei tumori. Ci abbiamo questo grande medico che dice, vabbè, cosa volete? Basta fare una telefonata, proviamo, andiamo là. All'ASL dice sì, beh, sì, effettivamente il registro di tumori ci vorrebbe, sarebbe una cosa estremamente interessante, ci vogliono dei soldi. C'era un impiegato che lavorava lì 3 anni fa, ma poi si è ammalato, poveraccio, cioè chissà dov'è, cioè, non l'hanno mai sostituito. Registro di tumori non c'è. Non c'è il registro di tumori, non si può fare una cosa che gli scienziati chiamano indagine epidemiologica, una bellissima cosa. Epidemiologica vuol dire che io faccio una comparazione statistica e quantomeno, se non arrivo alla certezza, arrivo a una probabilità di un certo tipo. Non sarà certo, ma è altamente probabile, impossibile farlo, non c'è legge. Allora un altro medico molto acuto dice, vabbè, ma non è che i morti vengono registrati solamente sul registro dei tumori, c'è anche il registro di morte. Quindi andiamo ai registri di morte, no, e vedremo, troveremo dei dati e cercheremo di compararli. Ma neanche proprio lì caschiamo bene, perché i registri di morte sono compilati alla carlona, come si dice, no? Sono compilati come capita. Per cui se c'è scritto tumore, non c'è scritto casomai che tipo di tumore, no? Ma molto spesso non c'è scritto neanche tumore. Dunque anche questa fonte, cioè, se ne va a farsi fottere, e a questo punto non resta più niente. Risultato: assoluzione, assoluzione, assoluzione della Monte Edison. Passiamo a un secondo punto che voglio farvi vedere, perché Brindisi poi, per avere un polo chimico, ha bisogno anche di un polo energetico, e quindi allora non parliamo più di Montecatini, ma parliamo di Enel, perché a mio avviso, il mio modo di vedere, bisogna dare dei nomi precisi alle cose, quindi non le centrali termoelettriche, ma l'Enel e le sue centrali termoelettriche. Le centrali termoelettriche dell'Enel che stanno a Brindisi sono interessantissime, perché quella di Cerano è la più grande d'Europa. È una centrale che quindi utilizza il carbon coke per produrre energia elettrica. E anche qui abbiamo fatto lo stesso lavoro con gli operai, i lavoratori della centrale, abbiamo detto cosa succede, come si fa a produrre l'energia elettrica, facciamo finta di essere proprio scemi scemi, non lo sappiamo, no? Come facciamo? Io te lo spiego io come facciamo. Arriva una nave dal porto, porta dei container di carbone e giù che li scarica su un nastro trasportatore che fa 13 km, no? E spande polvere di carbone a destra e a manca. Destra e a manca significa che tutti i campi a destra e a manca muoiono in termini molto brevi. Allora l'Enel corre immediatamente ai ripari, dice cosa si può fare?
quanto valevano quei campi? Poco. Sono campi che producevano, che ne so, un po' d'uva, che producevano un po' di meloni, un po' di cose. Compriamoli. No. Quanto vuoi? 1000 euro per il tuo campo? 3000. Via, zan, compriamo. Lo compriamo e c'è il silenzio. Non c'è più la polvere di carbone, c'è il silenzio al suo posto. E soprattutto ci sono fasce di campi che, se vuoi, puoi riempire di rifiuti, no? E puoi drenare, cioè puoi, diciamo, rastrellare per bene, in modo che scompaiano anche legalmente, diciamo. Prima operazione, la polvere di carbone. La polvere di carbone arriva in un carbonile, come esattamente a Taranto per l'Italside. Arriva in un carbonile a cielo aperto, basta un po' di vento e gira per tutta la zona. La zona però non è una zona generica, sono tre paesi che hanno tre nomi, cioè, no? E in questi tre paesi allora noi andiamo a far lavoro, incontriamo i figli degli operai, incontriamo la gente, soprattutto incontriamo un'altra storia, la storia di chi ci dice la morte, le fabbriche. Ma guarda che qui, in questo paese, noi non conosciamo nessuno che non sia morto di tumore. Qui si muore di tumore da sempre, sono tutti morti di tumore. Mia nonna è morta di tumore, mia zia è morta di tumore. Con una pressione. Di che cavolo stiamo parlando? Sì, si muore di tumore, ma finalmente abbiamo la fabbrica. Finalmente abbiamo l'Enel. È venuto persino Arbore a cantare dentro la fabbrica. Cavolacci, grande spettacolo, cioè è una bella situazione dunque. E guardiamo allora questa bella situazione, cosa genera in effetti? Genera due residui, un residuo volatile e un residuo di ceneri. Il residuo volatile sono la CO2, che voi avete sentito nominare spesso in questi ultimi anni, cioè l'anidride carbonica, che viene prodotta dalle ciminiere in quantità di tonnellate ogni giorno e che è la massima responsabile dell'inquinamento atmosferico generale. Tanto per dire, è oggi considerata il pericolo pubblico numero uno al mondo, no? Per l'umanità, non per un paese o per un altro. E tanto per essere ancora più chiari, voglio dirvi che la malattia più diffusa oggi nel mondo sono i tumori, lo sanno tutti, lo sapete anche voi, che l'80-90% dei tumori che ci sono su questa terra oggi sono dovuti a agenti chimici o fisici, e che, stabilito questo, diciamo, questo nesso tra i tumori e gli agenti, dobbiamo anche dire che questi agenti non sono prodotti naturalmente, ma sono prodotti dalle fabbriche. Le fabbriche non sono fabbriche generiche, ma sono fabbriche del modo di produzione capitalistico. Quindi noi abbiamo un nesso stretto, per usare il linguaggio dei magistrati, tra un modo di produzione e l'inquinamento dei territori sui quali noi viviamo. Brindisi ci dà la più bella ciminiera d'Italia. Ce la dà, e insieme alla CO2 però butta fuori anche tonnellate di SO2, che è l'anidride solforosa. Un'anidride che è in stretta correlazione con le malformazioni genetiche. Allora, se andate a Brindisi, oltre a vedere questa bella ciminiera, trovate anche tante mamme disperate con i loro figli con enormi problemi, perché Brindisi è la città d'Italia che ha il più alto livello di malformazioni genetiche, e non ce l'ha in generale, ce l'ha correlate, perché se andate nel primo chilometro intorno alla fabbrica trovate un livello altissimo, se andate al secondo chilometro un po' meno, al terzo chilometro un po' meno ancora, però arrivate fino a Lecce e ne trovate ancora, perché ci sono i venti che girano dalla zona, diciamo così, di Brindisi, spirano verso l'area leccese. Allora ecco che dei giovanissimi ricercatori che in Italia sono della vostra età, sono ricercatori straordinariamente bravi, che in Italia non trovano lavoro, sono quindi emigrati, lavorano in centri di ricerca degli Stati Uniti e in centri di ricerca tedeschi, e che però, essendo brindisini,
accettano l'invito a tornare a casa per i nostri cantieri e per fare delle rilevazioni che riusciamo a far pubblicare anche su riviste internazionali, riviste, le migliori riviste qualificate diciamo di questi dati, perché sono figure che hanno le competenze per poterlo fare, vengono accettati, dove si dimostra appunto il nesso stretto tra la SO2 e le malformazioni Lancet, sì, con gente, e lo citiamo anche nel libro, tutte le fonti, tutte le cose che vi dico poi in modo più serio ce ne sono tutte quante citate con precisissime citazioni. Allora, questa rilevazione viene fatta, viene presentata alle autorità, cosa produce? Nulla, assolutamente nulla. Questo operaio, allora, che ricordavo, diventa una figura straordinaria. Lui si alza e dice: bisogna in qualche modo fare qualcosa in più, cioè bisogna coinvolgere in qualche modo non solo più le istituzioni, in questo caso solo, non ne vogliono sapere, non vogliono vedere. Proviamo a immaginare una, diciamo così, una raccolta dei problemi, una raccolta delle difficoltà, una raccolta degli inquinamenti. E quando parliamo di inquinamenti, in questo caso non parliamo solo di fumi, ma parliamo, dicevo, anche delle ceneri, che è un problema terribile perché queste ceneri sono radioattive. Dove vanno a finire le ceneri radioattive dell'Enel? È una domanda pubblica. Se fosse un grande giornale come Repubblica, farebbe le famose 10 domande a Berlusconi, ve le ricordate, no? Facciamo le 10 domande alle nostre fabbriche. Dove vanno a finire le scorie radioattive, no? Che vengono fuori a tonnellate dalle ceneri del carbon coc? Si perdono sulla strada. E qui consentitemi di fare una nota di costume, perché si perdono, ma nello stesso tempo in Italia c'è una tecnica semplice per nasconderle: vanno a finire nelle mani della mafia, e la mafia ovviamente ne fa dei grandi traffici. Ora io però vorrei un attimo contestare questo principio. Sarà anche che vanno a finire le mani della mafia, ma a me questo non interessa. A me interessa che queste ceneri escono dall'Enel, e che l'Enel è la fabbrica responsabile della loro diciamo neutralizzazione. Per legge è responsabile, anche se le consegna a un malintenzionato, è responsabile di questo. Tuttavia nessun processo riesce a andare a compimento, perché abbiamo cercato di capirlo seguendo una via molto particolare, che era la moria dei delfini e la moria delle tartarughe del Golfo d'Otranto, che è, diciamo, sotto Manfredonia, cioè da quelle parti. Lì morivano un sacco i delfini, morivano le tartarughe, e a un certo punto degli ambientalisti, raccogliendo questi diciamo resti di animali, hanno chiesto a degli istituti attrezzati di farne un'analisi, e si è visto che morivano perché erano attaccati da dei materiali radioattivi, verosimilmente legati alle ceneri. Un pretore, no, ha quindi aperto un processo. Questo processo ha identificato delle rotte di navi che erano piene di ceneri e che andavano a sversare queste ceneri nel Mediterraneo, in un certo punto che si chiama l'Isola Celeste. È una storia che racconto in questo. Benissimo, ha detto: ci siamo, abbiamo individuato la nave, abbiamo visto lo sversamento, c'è un nesso con i confini. Cosa si fa? Nulla. Non si fa nulla, perché alla fine del suo procedimento, quando si chiede diciamo contezza di questo collegamento e contenimento, esce fuori una bella lettera del Ministero dell'Ambiente in cui dice: sì, effettivamente non c'era un'autorizzazione di legge, così, però di fronte a un'emergenza il ministro stesso ha firmato una lettera consentendo di sversare quel carico. C'è sul libro, c'è questa storia. Ecco che, come voi vedete, si possono bypassare persino delle situazioni estreme, perché si trova su un processo, diciamo così, una lettera che lo giustifica, ma non si parla del processo in sé, cioè degli altri 10.000 sversamenti. Ecco,
Questo è un po' il senso del lavoro. Io ora non voglio entrare, anche per non tediarvi, di più dentro gli aspetti più legati alla situazione brindisina. Perché Brindisi, diciamo così, per quel che mi riguarda, e qua mi pone semplicemente una domanda a cui non è facile rispondere, cioè, ma è, dov'è Brindisi? È effettivamente una cittadina della Puglia? O Brindisi è anche qua, all'Isochimica, o è anche a Casale Monferrato, o è anche a Bergamo, o è anche a Brescia? Cioè in tutte le situazioni dove situazioni di questo genere sono aperte? Ecco, la mia risposta è che Brindisi è ovunque ci sia una di queste situazioni aperte, perché i dispositivi istituzionali con i quali si affrontano questi problemi sono assolutamente identici. Voglio ricordarvene alcuni di questi dispositivi. Solamente i principali. Nel lavoro, la seconda parte del nostro lavoro è diciamo così, orientata, interessata a capire quali sono. Allora, questi dispositivi sono molto legati alla teoria dell'ipnosi, in qualche misura, dell'ipnosi collettiva. Voi sapete che una delle tecniche degli ipnotisti, degli illusionisti, dei maghi, insomma, è quella di distrarre l'attenzione, no? Cioè io ti faccio un segno, tu guardi la mia mano, io con l'altra mano cambio le carte in tavola. Ecco, cambiare le carte in tavola è un'operazione che viene fatta sull'immaginario ed è un'operazione che consiste non nel produrre una censura sulle informazioni, ma nel produrla alla maniera in cui Roland Barthes parlava della censura. Roland Barthes diceva: attenti, che la censura non è un negare un'informazione, ma è raccontare una storia alternativa. Cioè io invece di raccontarti la storia A, no, ti racconto la storia B, credibile, forse, ipotetica, diciamo comunque, ho più forza io e ti racconto una storia più forte. Questa storia più forte nasconderà quella precedente. Noi quindi abbiamo una serie di storie alternative. La prima storia alternativa che viene raccontata è che porca miseria, sì, è verissimo che l'amianto, no, uccide, cioè, per carità, non possiamo mica più negarlo, ci mancherebbe. Però in quell'anno lì non si sapeva mica. Se non si sapeva, allora non c'era una legge, quindi chi è responsabile? Nessuno. 3.000 morti, responsabili zero. Però non è che si nega che quei 3.000 morti sono stati l'amianto. Uguale per il cloruro di vinile monomero. E chi lo nega che produce quei tumori? Certo che li produce, però i limiti di legge, no, lo consentivano. Allora siamo andati a vedere cosa sono questi cavoli di limiti di legge, perché sono parole che fanno paura, dice i limiti di legge, allora la legge, ma la legge su quale base ha costruito quei limiti? Ora voi dovete sapere che i limiti di legge sono la produzione di una mediazione tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i grandi gruppi aziendali. È un mercato in cui si mettono a un tavolo funzionari di queste due istituzioni, due o più istituzioni, e dicono: guarda che fino a tot particelle per litro, oppure fino a tot particelle per metro cubo, non c'è mica nessun problema, no? Allora l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice: vabbè, sono un po' troppe, no, un po' meno, no? E l'altro no, un po' di più. Alla fine stabiliscono un X limite di legge, e se tu produci un'intossicazione però all'interno di questa mediazione, tu non sei perseguibile. È chiaro che questi limiti di legge si scontrano con questo operaio che vi dicevo, che guarda i limiti sanitari, lui dice: ma sarà pure così, ma io il cancro ce l'ho. Sarà pure così che per la legge va bene, allora vuol dire che per la legge è giusto ammazzare gli operai. Cioè, il ragionamento, cioè, non è che non fa una grinza, no? E i limiti sanitari sono prodotti da un'altra mediazione, che è la mediazione tra le, diciamo, istituzioni sanitarie del paese, no? E i grandi gruppi industriali, ancora una volta.
Ecco che quindi la prima storia alternativa che viene raccontata è che sì, è vero, ci sono pure queste sostanze, ma queste sostanze sono all'interno di una scatoletta che è accettata dentro questo paese, quindi nessuno è responsabile, si può uccidere tranquillamente perché non è considerato un assassino quello, è considerato semplicemente un destino. Molti umani per destino vanno a fare gli operai lì e per destino muoiono. Pazienza. La morte perde quella sua, diciamo così, aura misteriosa, diventa una cosa molto chiara, fa parte del destino della parte più povera della popolazione di un paese. I più poveri sono lì dentro e i più poveri crepino, tanto no, la legge è salva. La legge è salva, sono salvi anche i sindacati però, perché i sindacati dicono per Bacco. Cioè io non posso mica mettermi contro la legge, se i limiti di legge sono questi, voi che state a contestare tutte queste cose qui siete un po' fuori di testa. Cosa vuoi che mi metta contro? Volete cambiare la legge? Per carità, c'è il Parlamento, cambiate la legge, fate una pressione per cambiare la legge. Io intanto in fabbrica garantisco la produzione così come viene fatta e tu nella produzione così come viene fatta crepi. Ecco, questo è il punto della prima favoletta alternativa. La seconda manipolazione a cui noi assistiamo è invece un illecito profondo, ma un illecito terribile, un illecito che però c'è. Per caso, oggi parlando, scambiando quattro chiavi, ma proprio quattro perché sono arrivato troppo tardi, con te, eccetera, si è riconfermato qui. Il registro dei tumori? Dov'è il registro dei tumori? Qua, in questa città? Dov'è? Dov'è il registro dei tumori a Brindisi? Non c'è. Non c'è per incuria, non c'è perché un funzionario si è ammalato, non c'è perché qualcuno l'ha rubato, non c'è. Ma se non c'è il registro dei tumori, ecco che la magistratura, no, sale in cattedra e ti dice non farmele neppure le tue recriminazioni, non presentarmele proprio, perché è destinato questo iter a cadere, e più in fretta cade meglio è per questo paese, perché costa istruire un processo. Racconto una storia presa dagli atti giudiziari di un magistrato di Brindisi che accusa gli avvocati, cioè diciamo che perorano una causa, di far spendere dei soldi inutilmente allo Stato. Dice: ma io posso anche tenerla aperta questa storia, insomma, significa giorni e giorni di lavoro in più, ma comunque arriverete a chiudere, a perdere. Io non ho gli strumenti di legge in mano, punto, non c'è nessuna via. Sì? Che tra l'altro già quello che dici tu significa che l'iniziativa è totalmente fuori dalle istituzioni giudiziarie, cioè non è un pubblico ministero che si prende carico, no, di verificare tutte queste cose, è tutta quanto un'attività volontaria, no? Anche questa, insomma, quindi dalla vittima che entra nel processo per fare tutto quello che poi le istituzioni giudiziarie amministrative dovrebbero fare, insomma. Perdonami. No, non è questo. E una terza e ultima cosa di questo tipo che vi voglio segnalare è una cosa piuttosto triste, squallida anche, se volete, è proprio la corruzione, ma non la corruzione dei magistrati, dei poliziotti, dell'ASL, eccetera, ci sarà anche quella, ma noi giustamente, penso, come cantiere non abbiamo voluto entrare in questa dimensione molto giornalistica del mondo. Ci saranno i corrotti, ci sono sicuramente, ci sono in tutto il mondo, e io non voglio però parlare di corruzione, voglio parlare di cose molto più profonde. Voglio dire, voglio parlare di quella corruzione che pare, diciamo, paradossale, che è la corruzione dei lavoratori. La corruzione dei lavoratori, la corruzione di chi ti dice, come hanno detto a me e a molti altri, me l'hanno detto a Taranto, a Brindisi e in tantissime altre città, tu avrai anche tutte le ragioni del mondo, ma se io perdo il posto di lavoro, sei tu che mi dai da mangiare. Vengo a casa tua a mangiare. Allora, se tu non mi darai da mangiare, lascia che tutto stia così, perché al massimo crepo, ma chissà quando, intanto mangio.
meglio morire di cancro che morire di fame. Questa frase io sono andato a rivedermela nelle vecchie storie operaie, a Marghera degli anni 70, e lì si diceva meglio morire con la pancia piena che con la pancia vuota. Sono andato a rivedermela a Casale, che è un'altra delle zone vicino a casa mia, anche lì si diceva portiamo a casa il pane, per il resto ci penserà Dio, no? Il destino non è nelle nostre mani, noi non possiamo fare niente, quel che possiamo fare è tenerci stretto il lavoro. Sono andato a Savona, dove c'è un altro gruppo di ciminiere dell'Enel, cioè adesso poi venduto è un'altra azienda francese, ma insomma il problema è identico, no? Cosa ti dicono gli operai? Ti dicono che quella piccolissima parte di magistratura che c'è e che ovviamente cerca di fare con maggior dignità il suo lavoro e dire vabbè, con questo sistema di legge casomai non andiamo da nessuna parte, tuttavia proviamo delle vie, proviamo dei percorsi, cioè perché è innegabile che c'è un nesso tra la morte eccetera. Quindi comincia questa parte della magistratura a chiedere conto delle ciminiere, dei filtri, di tutta una serie di cose. Sono piccoli, diciamo, strumenti che sono consentiti dalla legge per mettere le aziende di fronte a questo problema delle emissioni di particelle micidiali. Bene, cosa è successo a Taranto, a Savona, dove delle parti di magistratura hanno fatto questo? Che gli operai sono scesi in sciopero contro la magistratura. Sono scesi in sciopero a Taranto, sono scesi in sciopero a Savona e sono scesi in sciopero in altre situazioni più piccole. Perché? Perché i sindacati hanno abbracciato una tesi che è una tesi, diciamo così, comprensibile alla luce della cultura italiana, che è la tesi salviamo il posto di lavoro. Questa tesi è una tesi che dal 1960, no, viene portata avanti, perché Brindisi non è una città che non ha fatto lotte a livello operaio, e questa è la cosa interessante. Dal 1960, quando è nato il primo polo, contro le gabbie salariali a Brindisi sono state fatte lotte micidiali. Vogliamo guadagnare tanto quanto a Marghera, cioè perché noi quattro volte meno vogliamo guadagnare tanto. Lotte durissime, ma della salute non se ne parla. La salute non è nel campo visivo, non è all'interno dell'immaginario, la salute è qualcosa che non è in gioco. Non è in gioco la vita, non è in gioco niente, sono in gioco solo i soldi. Questo è il primo insegnamento estremamente importante che io traggo da questo genere, ed è un insegnamento che è rivolto alla sinistra, è un insegnamento che è rivolto sia al movimento sindacale ma al movimento politico della sinistra, agli intellettuali della sinistra, ai ricercatori della sinistra, e dice guardate che in Italia, poiché non c'è stata una rivoluzione industriale, come tutti sanno, non c'è stata neanche una cultura capace di guardare al di là dell'economia, una cultura che abbia messo al centro l'operaio come umano e non come forza lavoro. Il problema non è la compra e vendita, diciamo, del lavoro, un salario un po' più alto o un salario un po' più basso. Il problema non è neanche la dignità, che è una parola che Proudhon aveva lanciato, diciamo così, nel mazzo, nella grande discussione nell'Ottocento, cioè voglio dire, il problema è un altro. È lecito o non è lecito che qualcosa venga prodotta a prezzo della vita di chi la produce? Questa è la domanda su cui tutti si devono interrogare. Prima i cittadini, poi le istituzioni. Tanto ci metteranno del tempo loro, ma intanto ognuno si deve interrogare su questo. E questa è una domanda che pone una prima, diciamo così, indicazione politica. Molto interessante che oggi, diciamo, lo scontro diventa biopolitico. Lo scontro, diciamo, nel mondo del lavoro, poiché viviamo in una società capitalista, anche se questa è un'altra delle cose cancellate, la parola capitalismo non la sentiamo più da nessuna parte, ma non è che non ci sia, cioè c'è semplicemente cancellata la parola.
queste fabbriche non è che producono amianto, scarpe, producono valore. Le fabbriche del mondo, di tutto il mondo ormai, comprese quelle cinesi, producono soltanto valore, producono questo valore e lo producono sempre più a prezzo di chi lavora. Voi avete in tasca uno smartphone, un iPhone, un iPad, benissimo, bellissimi oggetti, ma voi sapete che sono prodotti dalla Foxconn, che è la fabbrica cinese che ha il più alto livello di morti sul lavoro, no? Una fabbrica che ha 1.300.000 lavoratori, no? Ma ha il più alto livello di morti sul lavoro e di suicidi nel mondo del lavoro. Una fabbrica che ha dovuto mettere le reti antisuicidio, no? Al secondo piano e al primo piano, perché non, a forza di non farcela più, la gente che è ridotta in stato di schiavitù, mangia e dorme dentro la fabbrica, si butta giù dalle finestre. Ora questo la Apple non lo scrive nei suoi volantini, diciamo così, di pubblicità. Vi dice, guardate che fa figo, come dice mia figlia, avere uno strumento di quel genere in mano. Ma noi dobbiamo chiederci da dove vengono questi strumenti. Dobbiamo chiederci qual è il costo umano di quegli studenti e dobbiamo chiedercelo perché la Foxconn è in Cina, ma la Telecom France è in Europa. E nella Telecom France e dintorni, no? Uno studio recentissimo ci dice che solo nell'ultimo anno ci sono stati più di 400 suicidi dentro le fabbriche. Dentro le fabbriche. In Italia noi viviamo di riflesso perché non abbiamo quasi più le fabbriche, cioè quindi abbiamo un lavoro dove il suicidio casomai si mette fuori perché alla ricerca del lavoro, cioè, dentro si muore semplicemente per le conseguenze. Però diciamo, questo è un problema che è strettamente connesso a quella domanda che vi facevo prima. Due ultime cose voglio dirvi, poi smetto di seccarvi con queste cose. La prima è che oltre al rovesciamento, diciamo, di sguardo sull'economia, quindi oltre a una critica profonda dell'economicismo che ha influenzato lo sguardo delle istituzioni di sinistra rispetto al mondo del lavoro, c'è un problema che ha a che fare con la medicina, con i medici, cioè. Ed è un problema che si affronta in questo modo, che si presenta in questo modo. Quell'operaio mi dice, ho un tumore. E io gli dico, no, tu non hai un tumore. Non è che tu hai un tumore, quello è quello che si era detto. La realtà è che una fabbrica, nella relazione con te, ha generato dentro di te un tumore. Quel tuo tumore è una relazione. Non è un che ti appartiene, non so, come una proprietà. Quello è il risultato di una relazione. E quel risultato di quella relazione, no, dice una cosa molto importante, che se non sei tu ad avere un tumore, ma il tumore è il frutto della relazione, la patologia non è individuale, ma la patologia è sociale. O io elimino quella fonte che genera il tuo tumore, oppure, no, dovrò dire, siccome tu hai tumore, curati, no, e veditela per i fatti tuoi, non sarebbe più un problema politico, sarebbe un problema individuale. Qui cercano di farci credere che l'80% dei tumori mondiali, no, sia problemi individuali. Allora, se sono problemi individuali, avremo anche il depresso, perché c'è il tumore, e si prenderà le pillole perché è depresso, le fabbriche, diciamo, che producono le pillole saranno felicissime, no? Se è stressato, prenderà le pillole. Non è che è stressato perché una modalità di organizzazione del lavoro genera il suo malessere. Non è che è depresso perché ha perso il lavoro, oppure perché si è ammalato e c'ha 50 anni e non prenderà forse neanche più la pensione, anche perché muore prima. No, cioè, perché è qualcosa che capita a lui e deve vedersi lui. E ve lo dico perché dedichiamo un capitolo a questa storia. Gli operai con tumore di Brindisi vanno a curarsi in silenzio, senza dirlo neanche ai loro vicini di casa, vicino a Milano, a Padova, alcuni in Germania, cioè investono tutti i soldi che hanno guadagnato, cioè pochissimo, in cure personali
in cure personali, la fabbrica li massacra, loro scoprono di essere finiti, si vergognano persino di questo, beccano i loro soldi dai loro risparmi, vanno da degli stregoni in giro per l'Europa che gli spillano via tutti questi soldi e poco dopo muoiono. Ora, ditemi voi se questo cerchio maledetto è un cerchio che noi possiamo accettare. Io non è che lo dico per sentito dire. Io ho raccolto decine e decine di storie di questo tipo qua. E decine e decine di storie lì, ma anche a Cengio, ma anche a Brescia. Cioè, ovunque ci sia questo problema. La malattia, pensiamo che sia un castigo divino, no? Ci è venuta giù dal cielo. E non che sia il prodotto, il frutto di una società mal concepita e di un sistema di relazioni inteso a prendersi anche la vita e a nascondere, diciamo, la mano di chi se la prende. L'ultima cosa che vi voglio dire è l'importanza della parola. La parola è un'arma potentissima. Noi abbiamo a disposizione un'arma potentissima contro il silenzio, mentre le istituzioni fanno di tutto per generare silenzio sulle modalità in cui si organizza il lavoro che uccide, e stiamo parlando di quello in questo momento, noi dobbiamo utilizzare l'antidoto al silenzio, e l'antidoto al silenzio è la narrazione dell'esperienza. Ognuno di noi può raccontarla. All'isochimica c'è da raccontare l'isochimica, c'è da raccontarla alle scuole, c'è da raccontarla alle istituzioni che non vogliono sentire, alle istituzioni sanitarie, alle istituzioni della magistratura, alle istituzioni politiche, c'è da raccontarla. E da raccontare una storia dicendo nel modo in cui Walter Benjamin, facciamo delle citazioni erudite che ogni tanto fanno, Walter Benjamin diceva: che cos'è una narrazione d'esperienza? È una offerta, un dono che uno fa, che non chiede nient'altro che un orecchio che ascolti. Non chiede nient'altro. Però l'ascolto è una cosa inquietante, perché se tu ascolti veramente una persona che hai vicino e che consideri un tuo pari, allora se ascolti la storia del suo malessere, di che gliel'ha generata, non è che ti indigni, ti arrabbi. Non è che dici: vabbè, te capita a te, purtroppo, povero figlio mio, sei un po' sfortunato. E no, sono sfortunato anch'io in questa situazione. È una situazione che istituisce un legame. Narrare significa imparare di nuovo a istituire tra di noi dei legami. Legami fondati su una cosa molto semplice: l'esperienza che noi viviamo, la condivisione e il conflitto su questa esperienza. Il racconto e la riflessione su questa esperienza, ma come processo collettivo, come processo che facciamo insieme, perché uno davanti allo specchio non può raccontarsi delle storie, se le racconta e lo specchio non gli rimanda niente, se no la sua bocca che si apre e si chiude. Ci vogliono orecchie, ci vogliono altre bocche. Ecco, questo processo è il processo più importante che noi possiamo mettere in atto in quest'epoca, ed è un processo di decolonizzazione dell'immaginario. Voi sapete che i coloni, la prima cosa che fecero i coloni europei andando in giro per il mondo fu imporre la loro lingua. La Francia andò in Algeria e disse: da oggi si parla francese. I fascisti, l'Italia, andò in Albania, in tutte quelle zone lì, eccetera, già oggi si parla italiano, bruciamo le biblioteche in lingue slovene, cioè bruciamo le biblioteche, tutto, via, silenzio, si parla italiano. Noi abbiamo i colonizzati, che sono coloro che parlano la loro lingua, ma la considerano una specie di bestemmia, che bisogna dire in secondo piano, forse dietro le quinte, un po' come i dialetti, no? E poi parlano la lingua del colono. Ecco che allora sei colonizzato e forse potrai trovare un lavoro. Noi non dobbiamo parlare la lingua dei coloni, di chi colonizza il nostro immaginario, ma dobbiamo sottoporre una dura critica alle parole con cui ci viene raccontato il mondo che viviamo, e sottoporre una dura critica a partire dalla nostra esperienza di quel mondo, non a partire da delle idee, da dei concetti, da delle filosofie, da dei paradigmi, ma da cosa mi succede al mattino quando io mi alzo e entro in quella fabbrica, o entro in quel posto di lavoro, oppure quando vado a un ospedale e mi diagnosticano un cancro.
Ecco, questo è un percorso che noi ci, diciamo così, ci auspichiamo possa crescere, ed è la ragione per cui facciamo anche dei libri. Cioè, il cantiere avremmo potuto chiudercelo per i fatti nostri, ma abbiamo detto no, non lo chiudiamo e noi lo trasformiamo in uno strumento semplice, leggibile, che possibilmente altri possano vedere, e apriamo dei confronti, apriamo dei dialoghi, e questa è la ragione per cui io ho accettato di cuore e vi ringrazio, vi invito a venire qui. Noi ringraziamo Renato Curcio già soltanto per essere venuto qui, è davvero ed è stato un onore, e come ringraziamo il Marte che ci ha ospitato nella persona, anzi nelle persone di Matilde e Marco, sono stati gentilissimi e disponibili, e credo che questa sarà la prima di tante collaborazioni. E ringraziamo un po' tante persone, il coordinamento operaio di Salerno con Umberto, qui che è venuto Umberto Tudino, ma anche gli altri come Carmine Desio e Lello Scotto di Porta. Ringraziamo il laboratorio creativo Il Gabbo e la Volpe, la casa editrice Sensibile alle Foglie, la radio, Radio Vostok, che... mi mirate. No, questo lo dicevo alla fine, diciamo così, dice Dulcis in fondo, ecco. Ho detto una citazione sgamata, però è una cosa che prende sempre. No, e dicevo, oltretutto, la casa editrice appunto Sensibile alle Foglie, la radio Vostok, la radio che si è occupata con i ragazzi che stanno qua, Alessandro, Andrea, Francesca, Sara, Alfredo, Eugenio, Sabrina Campagna, che sono qui a lavorare per questo evento. Ringraziamo ovviamente anche tutti voi per la partecipazione. Renato prima ha detto che bisogna fare i nomi, sì, bisogna dire i nomi, e prima mi ha spiegato in radio, quando l'ho intervistato, che è importante la libertà che ognuno di noi, c'è una canzone famosissima che diceva che la libertà è partecipazione, e se non ci fosse questo noi non potremmo proprio fare nulla, quindi stiamo uniti, stiamo vicini, perché questo è uno dei primi appuntamenti. Però adesso ancora grazie a Renato Curcio, il libro è qui, diciamo, nell'anticamera, c'è uno stand e potrete acquistarlo, e magari Renato ve lo autografa pure, io sono il primo a farlo, ecco. Grazie ancora, grazie, buonasera.